Il secondo posto ottenuto nel campionato italiano Superbike 2009 va stretto al fortissimo pilota bresciano Luca Conforti, che con due vittorie all'attivo e diversi piazzamenti avrebbe sicuramente ambito al risultato più alto. Ma il 2009 è alle spalle e già si pensa alla stagione che sta per iniziare e che vedrà certamente Luca Conforti impegnato a raggiungere il tanto desiderato titolo nella classe regina del campionato italiano di velocità, ovvero la Superbike. E per fare questo, Conforti ha confermato l'assetto del 2009 continuando a portare in gara la formidabile Ducati 1098 del team Barney, che metterà a disposizione come responsabile tecnico l'ingegner Giovanni Crupi e come capo meccanico il fido Giorgio Mantovani. Il debutto stagionale in pista per Luca Conforti è fissato al trofeo d'apertura in programma il 7 marzo sull'autodromo di Vallelunga. Sarà questa dunque una gara di messa a punto generale in previsione della prima prova del campionato italiano velocità, che prenderà il via proprio sul circuito romano il 18 di aprile. Ma sentiamo ora Luca Conforti, che abbiamo incontrato nella grande festa di chiusura della scorsa stagione che si è tenuta all'Urban Cowboy di Castelmella a fine dicembre. Ma il 2009 è stato comunque un anno davvero positivo, nel senso che ho colto due vittorie e il titolo mi è sfuggito per, diciamo, anche alcuni fattori esterni, oltre magari a un mio errore, ecco. Quindi sicuramente rispetto agli ultimi due anni è stata una stagione da protagonista, ho fatto anche triple position e davvero sono contento. Tutto questo grazie a tante cose, perché ovviamente ho cambiato moto, sono passato alla Ducati del team Barney. E davvero, oltre ad essere una moto competitiva, ho trovato anche un ambiente davvero ospitale. La squadra ha sempre creduto in me anche nei momenti, diciamo, un po' di difficoltà, quindi si è creato l'abito giusto per cogliere dei risultati davvero insperati, ecco, perché anch'io alla prima stagione con questa moto senza testa alle spalle ho fatto veramente una bellissima stagione. Purtroppo il titolo è sfuggito, però io sono qua stasera anche perché comunque voglio che sia l'inizio per un 2010 al vertice, riuscire a portare a casa questo titolo. Infatti ripeterò sempre il campionato italiano, sempre con la stessa moto e la stessa squadra, e quindi insomma anche un po' per fare tesoro dell'esperienza dell'anno scorso e provare a vincere questo titolo, insomma, è da qualche anno che insegue e mi piacerebbe molto portare a casa, ecco. Allora, questa è una Ducati 1198 RS, è un modello superbike. È una moto del 2008, il mio team l'ha aggiornata a livello di elettronica come il modello 2009 e sarà la moto che utilizzerò anche l'anno prossimo. È un bicilindrico, è una moto molto potente, è molto facile da guidare, infatti è una moto che comunque, anche se non sei al 100% nella messa a punto, ti permette comunque di andare a veramente a un buon livello, quindi anche nei momenti di difficoltà comunque è una moto comunque che, tra virgolette, perdona, un'ottima elettronica, non troppo sofisticata ma comunque utile, e veramente è un pacchetto che ha un gran feeling sull'anteriore, che per me è molto importante, insomma un insieme di cose che mi aiutano, insomma, a far bene, ecco. Diciamo è un campionato molto corto perché abbiamo solo 6 gare e un errore lo paghi, questo è quello che è successo a me. Ho fatto una caduta che purtroppo avrei dovuto evitare, una volta mi hanno tamponato e sono caduto, bisogna sempre arrivare al traguardo. Chiaramente forse per me erano da 3 anni che mancava la vittoria nel campionato e dentro di me la inseguivo forse con troppa foga, è arrivata 2 volte, però adesso devo anche un po' iniziare a cambiare mentalità e pensare di più al campionato, e per fare il campionato, vincere il campionato devo portare a termine sempre le gare e andare sul podio. Quindi insomma, se dovrò pelare un attimo il gas per portare a casa un risultato, dovrò anche pensare di farlo, anche se non fa parte del mio carattere, ecco. E nel ringraziare l'amico Mino Amodio che ci ha fornito queste immagini, non possiamo far altro che augurare a Luca Conforti tanti tanti successi per il 2010.